canto di ingresso, Lodate Dio, numero 96. Di Cristo sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Come dal sacrificio di comunione si preleva il grasso, così Davide fu scelto tra i figli di Israele. Egli scherzò con leoni come con capretti, con gli orsi come con agnelli. Nella sua giovinezza non ha forse ucciso il gigante e cancellato l'ignominia dal popolo, alzando la mano con la pietra nella fionda e abbattendo la tracontanza di Golia. Egli aveva invocato il Signore, l'Altissimo, che concesse alla sua destra la forza di eliminare un potente guerriero e innalzare la potenza del suo popolo. Così lo esaltarono per i suoi 10.000, lo lodarono nelle benedizioni del Signore, offrendogli un diadema di gloria. Egli infatti sterminò i nemici all'intorno e annientò i filistei, suoi avversari. Distrusse la loro potenza fino ad oggi. In ogni sua opera celebrò il Santo, l'Altissimo, con parole di lode. Cantò inni a lui con tutto il suo cuore e amò colui che lo aveva creato. Introdusse musici davanti all'altare e con i loro suoni rese dolci le melodie. Conferì splendore alle feste, abbellì i giorni festivi fino alla perfezione, facendolo dare il nome santo del Signore ed echeggiare fin dal mattino il santuario. Il Signore perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza per sempre, gli concesse un'alleanza regale
è un trono di gloria in Israele. Francesca. Parola di Dio. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Sia esaltato il Dio. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre. Secondo Marco. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re,
fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Come vedete, il Vangelo non tace anche queste pagine tristi della storia. Infatti ci riporta la morte di Giovanni Battista. La storia, quella di Giovanni Battista, luminosa e tragica, un grande profeta, più grande, disse Gesù. Storia che contrasta così fortemente con la squallida vicenda del re Erode Antipa, che per una ventata promessa fatta davanti ai propri sudditi non seppe rinunciare ad uccidere un innocente. Erode ascoltava volentieri Giovanni Battista, ma nello stesso tempo voleva mantenere un rapporto adultero con la moglie di suo fratello. Lui faceva questo abusando del potere che aveva come re, anche se tutti sapevano che non era cosa giusta. Oggi invece una certa cultura diffusa dai mezzi di comunicazione sostiene che tutto in fondo sia lecito se ammantato della parola amore e piacere, tolleranza e dialogo, come a voler unire peccato e grazia. Salvo poi che sempre il potente a decidere ciò che è bene. La vicenda di Erode e di Erodiade è dunque una di quelle storie di intrighi e gelosie di meschini personaggi che corrompono la società e fanno tacere la parola dei giusti per dominare i popoli con il loro potere, ma che sono in realtà assoggettati e manovrati come burattini da forze oscure, le quali poi alla fine si rivolgeranno contro e, se non si convertono, verranno bruciati dal loro stesso odio verso tutti, tra pianto e stridore di denti, come più spesso dice Gesù nei Vangeli. Costoro pensano di avere in mano il destino degli uomini, ma è Dio che scrive la vera storia con quelli che hanno un cuore puro, con quelli che, avendo sperimentato il perdono del Signore, portano bontà e verità e sopportano le inevitabili persecuzioni, perché non hanno nulla di più caro di colui che fa ritrovare la dignità di uomini, di figli di Dio. Giovanni Battista, pur sapendo a cosa andava incontro, con chiarezza proclamava la verità e la rettitudine morale, con le parole e con l'esempio. Ma oggi per noi cristiani c'è la grave tentazione, come sempre, di destreggiarsi con i comandamenti, di abbassare le esigenze morali, di adattare Cristo al mondo, cercare la tranquillità nell'ambiguità. E questa è una strada che porta alla fine a non essere più cristiani ma schiavi del mondo. Dobbiamo invece essere canali attraverso cui scendono le grazie dal cielo, lampade accese nella notte, scudo al male. Soprattutto coloro che hanno qualche responsabilità, autorità, devono con coraggio non svendere o nascondere la verità davanti ai giudizi degli uomini, anche se costa persecuzione. Le nostre scelte, se sono sagge e vere,
possono davvero aiutare gli altri a incontrare Dio e a vivere meglio una società giusta, oppure opprimere la vita se sono false e contraddette da inopportuni silenzi. Gesù ci dice: se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso? Si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. Egli renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Allora per tutto questo chiediamo sinceramente l'aiuto dello Spirito Santo, la grazia che viene dal sacrificio di Cristo, che si ripresenta ora sull'altare. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio nostro Padre, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa si converta alla verità dell'Evangelo e la testimoni a tutti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i responsabili della vita pubblica operino nell'onestà, nella giustizia e nel rispetto di ogni persona. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché anche i nostri giorni Dio doni uomini e donne giusti e santi che parlino in suo nome. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché coloro che soffrono la persecuzione o la negazione dei propri diritti siano sorretti dalla consolazione dello Spirito e ricevano la liberazione dalla loro pena. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ci affidiamo totalmente a Dio con il bene e il male che sono dentro di noi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre, ti abbiamo presentato queste suppliche fiduciosi nella tua benevolenza. Esaudiscici nel nome del tuo Figlio Gesù, benedetto nei secoli. Amen. Se m'accogli, numero 148. Solo di restare accanto a me.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,